In uscita da San Biagio si ritorna sul percorso principale e si percorre una via storica, quella dell'Appia, che oggi ovviamente è un rettilineo attraversato dalle macchine perché c'è stata la sovrapposizione tra viabilità antica e viabilità contemporanea. Magici che si incontra sulla via Francigena nel tratto meridionale è il monastero di San Malo. Lo si incontra o venendo da Terracina verso Fondi o da San Biagio verso Fondi. Si tratta in realtà di un posto antichissimo, la cui presenza è dovuta a una fonte che fu già utilizzata in epoca pagana. Probabilmente c'era un tempio che la utilizzava e in continuità fu poi costruito questo monastero. Addirittura del monastero di San Magno ci parla Gregorio Magno, che addirittura ipotizza che la prima chiesa sia di VI secolo. Tra l'altro San Magno era un pugliese, era di Trani, che fu martirizzato. La storia di questo monastero ovviamente è lunga, ha avuto diversi ordini che se ne sono occupati. Sappiamo che a un certo punto entrò nelle proprietà dell'abbazia di Monte Cassino. Quello che vedete alle mie spalle è proprio la chiesa medievale, dove ci sono rappresentate, sotto forma di affresco, la vita di San Benedetto. Tra Fondi e Itri c'è la possibilità di camminare sulle orme di legioni, mercanti e pellegrini. Infatti si tocca con mano, anzi dovremmo dire con i piedi, la Via Appia. La Via Appia che è una delle vie, la regina Viarum, che è asse portante della viabilità romana che fu costruita nel 312 proprio dai romani per raggiungere prima Capua, poi Benevento, poi fino ad arrivare Taranto e poi Brindisi. E questo percorso che viene in parte lambito dalla via Francigena proprio in questo tratto è possibile rendersi conto di come in realtà il viaggio è una cosa connaturata all'uomo.